Lavoro alla corda è fondamentale, sia fatto pre-gara che fine a se stesso. Noi oggi però vedremo il più semplice, quindi con la capezza di corda e la lunghina. Importante in questo tipo di lavoro la rilassatezza, cioè il cavallo deve essere tranquillo. Per iniziare il lavoro alla corda con un po' di desensibilizzazione. Tenendo lo stick o la frusta in fondo, la passiamo sul corpo del cavallo, con lo sguardo che va altrove e non verso la zona che tocchiamo, in modo che il cavallo non abbia paura della frusta. Una volta fatto da ambi i lati, possiamo procedere a farlo con la parte di corda della frusta, come lo facevamo con lo stick. Senza guardare il cavallo e dolcemente. Su tutte le parti del corpo, come se fosse una coda. Una volta sensibilizzato, io normalmente inizio a fargli muovere leggermente le anche e le spalle per riscaldarlo prima di farlo muovere. Il mio sguardo è fermo sul punto e metto pressione con la frusta per fare la richiesta. Finché non lo fa da solo. Questi esercizi sono fondamentali, consiglio di farli il più possibile prima di girare la corda del proprio cavallo. Servono a insegnare il rispetto e a dare sicurezza. Nei prossimi video vi farò vedere come farli. Ripeto la stessa cosa anche dall'altra parte, gli esercizi vanno sempre fatti bilateralmente. Il cavallo si è sgranchito e quindi è il momento di lasciarlo andare nel circolo. Fondamentale lasciarlo andare gradualmente e lentamente, non lasciando la corda in fondo. Quindi iniziamo a tenere la corda un po' più corta, sollecitiamo da dietro, il cavallo parte. Ecco, e lo teniamo in modo che non possa scappare. La corda va tenuta lentamente al proprio cavallo, mantenendo sempre un contatto, in modo che se esso sente un rumore o si spaventa di qualcosa non possa scappare e quindi prendere velocità prima che voi possiate fermarlo. Consiglio sempre di non lavorare più di 5 minuti per parte, perché il cavallo tende ad annoiarsi facilmente e se possibile il cavallo è bravo e la condizione lo permette di cambiare di mano più spesso all'interno dei 5 minuti. Quando chiedete un cambio d'andatura, fatelo con calma, senza essere aggressivi, ma facendovi rispettare. 2-3 movimenti di frusta saranno sufficienti per un cavallo ben addestrato. Siate assertivi, cioè capaci di farvi valere nel rispetto degli altri con la calma. Siate sempre più gentili possibile e tanto duri quanto necessario.